Non mi ha detto niente. L'anima e il cuore di lui mi sono ancora nascosti. Ma perché mi sento così felice? Gli ho detto, lei è fine, gentile, ha una voce così dolce. Forse a sproposito. La sua voce vibra, accarezza, la sento nell'aria. Però quando gli ho parlato di una mia sorella minore, non ha capito. Com'è terribile che io sia brutta, com'è terribile. Ma io lo so di essere brutta, lo so. Lo so. Temporale passato. Oddio! Che aria! Dov'è il dottore? Se n'è andato. Quando mi terrà il broncio? Noi due non ci siamo mai fatti niente di male. Perché essere nemiche allora? Finiamola. Anch'io volevo. Niente rancore. Così va meglio. Papà, chi è con Riccardo? No, è seduto di là. Noi non ci siamo parlate per intere settimane, Dio sa perché. Come mai? Mikhail Vavic ha cenato. C'è anche Delfino. Beviamo. Alla nostra riconciliazione. Ma sì, beviamo. Dallo stesso bicchiere è meglio. Allora insieme ci daremo del tu. Del tu. Era già molto tempo che volevo fare la pace, sai? Ma avevo vergogna. Perché piangi? Niente, così. Su, basta, Sonia, basta. Basta. Che stupida! Anch'io mi sono messa a piangere ora! Tu te lo prendi con me perché pensi che io abbia sposato tuo padre per caso? Se credi assolutamente, io ti giuro che l'ho sposato per amore! Mi sono infatuata dell'uomo dotto, illustre! Forse non era autentico amore, forse era un amore. Eppure allora mi era sembrato che fosse vero. Non sono colpevole. Tu però dal giorno del nostro matrimonio non hai mai smesso di rimproverarmi con i tuoi occhi sospettosi. No, no, pace, 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 dimentichiamo. Dimentichiamo. Non bisogna guardare a quel modo, sai, non ti si addice. Bisogna credere a tutti, altrimenti non si può vivere. Dimmi in coscienza, da amica, sei felice? No, lo sapevo. Dimmi un'altra cosa, con franchezza. Vorresti avere un marito giovane? Il dottore, sì, molto. Ho un viso stupido, vero? Lui se n'è andato e io continuo a sentire la sua voce, i suoi passi. Se guardo nel buio, vedo il suo viso. Lascia che mi sfoghi! Ma non posso parlare così a voce alta. Mi vergogno. Andiamo con la mia a chiacchierare. Ti sembro stupida, vero? Confessalo. Dimmi qualche cosa di lui. Ma cosa? È intelligente, sai, lui sa tutto, può tutto, cura gli uomini, pianta le foreste. Ma non si tratta né di foreste né di medicina. È un uomo di ingegno. E sai cosa vuol dire ingegno? Vuol dire coraggio, libertà di pensiero, ampiezza di impulsi. Lui pianta un alberello, già presagisce che cosa ne verrà fuori tra mille anni. Si fa già di vedere in lontananza.
la felicità del genere umano. Uomini come lui sono rari. Bisogna amarli. Bene, fa essere ruvido forse, ma che c'è di male? In Russia un uomo di genio non può essere puro. E poi pensa tu stessa, che vita fa questo dottore? Fango da sprofondare sulle strade, geli, bufere di neve, spropositate distanze, gente rotta, selvaggia, dappertutto miseria, povertà. E in una tale situazione, per chi lavora e lotta di giorno in giorno, è difficile conservarsi fino a 40 anni puro e sobrio. Con tutta l'anima ti auguro la felicità che meriti. Ma io sono un personaggio seccante, episodico. Nella musica, in casa di mio marito, in tutte le mie storie, sempre. Io sono stata soltanto un personaggio episodico. Insomma, Sonia, a pensarci bene, io sono molto infelice. Per me non esiste felicità a questo mondo. No. Perché ridi? Sono così felice. Così felice. E io avrei voglia di suonare. Vorrei suonare qualcosa. Suona. Non posso dormire. Suona. Tuo padre non dorme. Quando sta male la musica lo irrita. Ma vado a mandarglielo. Se non ha nulla in contrario suonerò, vado. A quanto tempo non suono? Ma sì, sì, suonerò e piangerò, piangerò come una sciocca. Sei tu che batti e ti... Sono io. Non battere il padrone malato. Bene, ma